Buon mercoledì 7 ottobre 2015 a tutti, amici di TRA, e benvenuti a questo nuovo appuntamento con uno sguardo tra i giornali. Anche quest'oggi vi terremo informati su tutto quello che accade in Regione Puglia, nelle nostre zone, a provincia di Foggia, in Italia e nel mondo, con le testate locali e nazionali che vi andremo a sottoporre. Iniziamo come sempre dalla cronaca, dalle notizie regionali locali con la Gazzetta del Mezzogiorno. Ecco, questa è la prima pagina, apre con la sanità, sul piano di tagli agli ospedali annunciato ieri da Emiliano. Ecco qui, Puglia, 3 ospedali da chiudere, altri da accorpare. Il 5 novembre verifica dei bilanci, si rischia un altro piano di rientro. Sanità, lacrime e sangue. Emiliano, troppi farmaci, esami inutili. Non voglio commissari, oncologico. E Gadaleta cacciato per aver detto no a 40. Poi abbiamo un appello che fa il Corriere del Mezzogiorno, la Gazzetta Mezzogiorno. Cari onorevoli, rivedete quella legge. Meno pubblicità legale, più corruzione negli appalti. Avvisi di gara negati ai giornali, quanti pericoli. Mi spostiamo, ecco qua. Un trafiletto che riguarda il governo e le riforme. Ecco qua. Il governo, scusatemi, non sulle riforme, ma sulla questione estera dell'ISIS. Terrorismo, Pinotti, il ministro della difesa, deciderà il Parlamento, tensione tra Mosca e NATO. Il governo non esclude di bombardare l'ISIS e il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo le stime sull'Italia. Riforme, la maggioranza tiene con fatica. Il governo non esclude di poter partecipare ai bombardamenti contro le postazioni dell'ISIS, ma per il momento non è stata assunta alcuna decisione, lo afferma la ministra della Difesa, Maria Grazia Pinotti. Deve essere concordata, dice, con gli alleati. Sul fronte interno la maggioranza tiene sulla discussione della riforma costituzionale e supera l'esame del voto segreto. Poi c'è la notizia di sanità. Ospedale di Foggia, ospedale riuniti di Foggia, camere con 2 bagni. Aperte le nuove divisioni, via al riassetto. Nefrologia e gastroenterologia nelle nuove strutture. Cronaca, chiudiamo la prima pagina. Brindisino, l'emergenza discariche, chiedono che la regione autorizzi il conferimento in altri siti. Brindisino senza discariche, scatta la rivolta dei sindaci. Nella nostra città, nelle nostre città, ormai cumuli di rifiuti ovunque. Soluzione, tampone del presidente della provincia. Bene, adesso apriamo la Gazzetta del Mezzogiorno, che apre con la politica regionale, appunto sulla sanità, con la proposta di Emiliano di tagliare fondi della sanità e chiudere un po' di ospedali, secondo lui, inutili. Troppi farmaci, esami inutili, basta o ci saranno altri tagli? Emiliano, l'ipotesi di chiudere 26 ospedali, la Puglia dice non si farà commissariare, i conti devono quadrare. Il governatore, non sono stato eletto per compiacere qualcuno, se non troveremo soluzioni ci saranno altri rimedi, dice, ma nulla è stato deciso. Il 5 novembre a Roma la verifica dei bilanci, la regione teme un nuovo piano di rientro. Andiamo avanti. Alla pagina, ecco, numero 8, sull'ambiente, vi dicevamo prima, la questione dei rifiuti. Ambiente, rifiuti, emergenza nel Brindisino. Sature le discariche che servono a 20 comuni, ora si ricorre ai privati. L'ordinanza della provincia, ecco qui. Bruno ha firmato l'ordinanza con cui obbliga la discarica Formica a ricevere l'indifferenziata accumulata nel biostabilizzatore. Ecco qui, poi andiamo all'Expo, come alla Fiera del Levante. Ecco qui l'evento sul cibo, cavalcata fra la gente e le stupende architetture dei padiglioni della grande rassegna. Ecco qui. Pagina 10, chiudiamo con la Gazzetta del Mezzogiorno. Ilva, quindi sulla cronaca, i commissari sono inadeguati a salvare l'impresa. Emiliano all'attacco, perdite catastrofiche, la fabbrica ecco qui, va riconsegnata a chi è in grado di governare
il mercato dell'acciaio. Poi sul terremoto la Puglia si attrezzi. L'appello, il presidente Valletta, la regione ha avviato la razionalizzazione degli uffici amministrativi sulla difesa del suolo, si affidi a giuste professionalità. L'ordine dei geologi, la riclassificazione delle aree a rischio sismico ferma ferma al primo livello. Bene, questo era quanto sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Adesso ci spostiamo alla Gazzetta di Capitanata che apre con i nuovi servizi che offre l'ospedale Riuniti di Foggia, sanità, via alla riorganizzazione aziendale. Poi toccherà a urologia e oncologia, i servizi passano al davanzo. Ospedale, primi traslochi, coinvolte quattro divisioni, nefrologia e gastroenterologia nella nuova palazzina A. Le camere hanno due letti e due servizi igienici, cancellate vecchie criticità. Andiamo sulla cronaca. L'inchiesta Corona avvia tranche del processo a nove foggiani. Nessuna vittima, parte civile contro gli estorsori. Si sono costituiti invece alla Camera di Commercio, Governo, Ministro degli Interni e FAI di Tano Grasso. Vediamo qui l'immagine in primo piano, la proposta del WWF, una pista ciclabile sul vecchio tracciato delle ferrovie del Gargano. Una notizia che riguarda, ecco qui, l'alluvione in Costa Azzurra era di San Marco e Lamis, originario di San Marco e Lamis, l'italiano trovato morto, Giovanni Sabatino, ristoratore ad Antibes. Poi, Comune di Foggia continua la polemica sulla riscossione dei rifiuti, riscossione dei rifiuti, scontro non solo politico, i revisori bocciano il passaggio di società. San Severo, e chiudiamo, ecco qui, San Severo, minaccia di nuovo la madre, arrestato. Lucera, indagine appunto probatorio per sentire gli scampati per quanto riguarda quegli agricoltori, quell'agricoltore che ha sparato quell'immigrato per aver, se ricordate, rubato tre meloni. Adesso ci spostiamo alla stampa nazionale, questo è il Corriere della Sera, che apre come ieri sugli esteri, dove annunciava che la possibilità che l'Italia poteva entrare a far parte della guerra contro l'ISIS, e oggi questa notizia che riconferma il Corriere della Sera è che fonti del governo, come il ministro della Difesa Pinotti, valutano la lotta al terrore, Mattarella, Presidente della Repubblica, collaborazione di tutti contro l'ISIS, Grillo, non si entra in guerra, Iraq. Scontro sui raid gli italiani. Pinotti, valutiamo un nuovo ruolo per i caccia, poi riferiremo in Parlamento. L'ipotesi dei raid, dei cacciabombardieri italiani contro l'ISIS in Iraq, anticipata ieri dal Corriere, sarà valutata e quando avremo preso una decisione al riguardo, il governo riferirà in Parlamento, così il ministro della Difesa Roberta Pinotti. Del resto, dello stesso parere anche il ministro degli esteri Gentiloni e degli interni Alfano. Grillo attacca l'Italia, non può entrare in guerra senza un dibattito parlamentare. Presidente Mattarella evoca la collaborazione di tutti i paesi europei. Ecco qui, poi c'è il premio, ecco qua, quattro neutrini da di quei, scusate, quei neutrini da Nobel, l'eredità di Pontecorvo, nell'immagine che vediamo in questa foto. Poi c'era il Fondo Monetario Internazionale che vede le previsioni in rialzo per la nostra economia, l'Italia cresce e può far meglio della Germania. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera, ci spostiamo al giornale che apre con le pensioni, tema caro al giornale. Caos, riforma, pensioni, ecco tutte le ipotesi, l'ultima idea del governo, riduzione del 30% e via 4 anni prima. Canone RAI, ora spunta una nuova accisa. Il governo farà delle scelte sulle pensioni la settimana prossima, le proposte dovranno essere messe nero su bianco tra Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia e vagliate dal Premier Matteo Renzi. Perdono quota ora anche le ipotesi più costose, come quelle del senatore del PD Damiano e del sottosegretario all'economia Baretta.
cioè un'uscita anticipata da 66 a 62 anni con 35 anni di contributi a fronte di un mini penalizzamento al massimo del 2% per ogni anno di anticipo. E dopo il pasticcio sull'ipotesi del canone RAI sulla bolletta dell'Enel, della luce, il governo pensa adesso addirittura a un'accisa. La coalizione contro i tagliagole, l'Italia in guerra in Iraq, ma lascia la Libia all'ISIS. Su Grete e Vanessa, Gentiloni e la Pinotti continuano incredibilmente a tacere. Sapete, sull'ipotesi circolata, su una voce circolata ieri, che addirittura il governo abbia dato 11 milioni di euro per rilasciare le due prigioniere, mentre alla Camera, quando sono state rilasciate, il ministro degli esteri Gentiloni ha detto che l'Italia non ha assolutamente pagato il riscatto. Pagina 5, il nodo immigrazione, c'è un dibattito, come naturale che sia. Ecco qui altri 3 milioni di profughi pronti a invadere l'Europa. Allarme del Presidente del Consiglio europeo Tusk. Per fermare l'esodo, sorvegliare le frontiere esterne dell'Unione Europea. Ecco qui, poi andiamo alla pagina numero 10 sulla attualità, ecco qua. Pagina 11, ecco qui, i guai delle giunte rosse. Viaggi, cene e auto di lusso, Marino è sotto inchiesta. Dopo gli esposti di Fratelli d'Italia, il Movimento 5 Stelle e la Procura di Roma, apre un fascicolo sulle spese del sindaco con la carta di credito del comune. L'assessore Sabella, atto dovuto. C'è poco da ridere. Visite del sindaco di Roma, Marino, alla fabbrica di biscotti della Gentilini. Questi sono i dossier. Uno, ci sono esposti presentati da Fratelli d'Italia e 5 Stelle. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, atti relativi senza ipotesi di reato né di indagati. Due, viaggi, ristoranti, auto di lusso. Le indagini si riferiscono alle spese sostenute da Marino con la carta di credito del Comune. Tre, la richiesta di Fratelli d'Italia fornire volontariamente l'elenco dettagliato dei suoi inviti istituzionali alle cene, ai pranzi. Spostiamo sull'attualità, pagina 14, i fidanzatini, ecco qua, di Pordenone, giallo a una svolta, interrogatorio fiume per l'amico commilitone, il PM è collaborativo, Giosuè Ruotolo per ore sotto torchio, ha cambiato versione, la sua posizione si fa sempre più delicata. Poi chiudiamo con la Chiesa, ecco qui, Sinodo, la Chiesa e la famiglia, ieri seconda giornata dell'Assemblea. Altra ombra sul Sinodo, ecco il prete pro pedofili, pedofili, pedofili. Don Gino Flaim, i bimbi cercano affetto, il vescovo di Trento si infuria e lo sospende. Discutibile, prete Don Gino Floriam, in un fermo immagine della sua controversa intervista a La 7. Poi qui c'è il caso, Carasma, il monsignor Gay, finto rivoluzionario ma vero opportunista. Qui c'è un articolo di Annalisa Chirico che appunto sostiene questa tesi. Bene, chiudiamo facciamo sempre con la Gazzetta dello Sport, che oggi apre, diciamo, con una notizia poco, diciamo, sportiva, ma che non è, diciamo, poco a che fare con le solite notizie che dà la Gazzetta del Mezzogiorno, riguarda la nuova biografia di Berlusconi. Parola di Silvio: lascerò il Milan solo quando avrò ancora vinto. Proprio nel mezzo della crisi esce in libreria My Way. Il presidente racconta la sua vita ad Alan Friedman. Vi anticipiamo il capitolo dedicato ai 29 anni di grande amore rossonero. Poi nelle prime pagine vi è anticipato. Intanto Insigne da 10, va una valutazione al giocatore, nessun paragone con Diego, ma a quel numero ci penso. Lorenzo fa impazzire Napoli e può spiccare il volo anche in nazionale. Zola lo vede con la maglia di Maradona e gli darebbe enormi stimoli. Bene,
Questo è tutto per oggi, per quanto ci riguarda. Uno sguardo tra i giornali termina qui. Vi rinnovo l'appuntamento nelle prossime ore su TRA, tasto 112 del Digitale Terrestre. Quindi vi aspetto nelle prossime ore e intanto vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi della nostra rete. Grazie ancora.